Siete d'accordo? Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Sabato 18 marzo alle ore 9, lascerei la parola al segretario Rapicca per la seduta. Buongiorno, Dancelli. Presente. Massa. Presente. Signa. Assente giustificato. Veletti. Presente. Sandini. Presente. Biglielli. Presente. Biglietti. Presente. Tira. Presente. Sormani. Presente. Chiellini. Presente. Bravo. Ci sono. Capelli. Presente. Grazie. Bene, passiamo quindi al punto 1, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 20 febbraio 2022, deliberazione della numero 1 alla numero 2. Chi vota a favore? Perfetto. Entriamo quindi nel vivo del Consiglio Comunale, che prevede l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio economico finanziario del 2023. Come vedete, con una serie di allegati che la normativa ci impone di approvare singolarmente. Quindi passiamo spiritualmente al punto 2, approvazione del programma triennale dei lavori e biennale dei servizi e delle forniture per gli anni 2023-2025 e annualità 2023, il libro di adozione giunta comunale 183 del 22. Allora, alcuni punti di questi allegati, seppur relativi al bilancio di previsione del 2023, come vedete hanno un orizzonte temporale più lungo, quindi come il punto 5 che è il documento unico di programmazione. Pertanto prevedono che l'amministrazione comunale metta in campo quella che è la propria visione di sviluppo del territorio di Gottorengo negli anni scavalco, negli anni successivi. Per quanto riguarda nello specifico il biennale dei lavori e il biennale della fornitura di servizi, sapete che siamo in un contesto in cui per fortuna ci sono una serie di risorse provenienti sovraterritoriali, quindi dal PNRR, dalla Lombardia e dall'Unione Europea, che di fatto rendono necessario, perché altrimenti non finanziabili, inserire nel triennale dei lavori delle opere pubbliche alcune idee desiderate che possono essere messe in campo per il comune, che altrimenti non sarebbero finanziabili. Quello che non abbiamo fatto è stato lavorare su alcuni filoni, sicuramente il fronte delle energie rinnovabili, quindi con il fotovoltaico, con la costituzione delle CERF, che vedremo come ultima delibera del Consiglio Comunale proprio oggi, e con l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Parliamo di tutto il tema della mobilità sostenibile, e quindi la ciclo pedonale di Pavone è stata recepita, quindi era già stata messa in campo, quindi proseguirà in questo percorso. Sicuramente la ciclo nuova è stata recepita, la nuova ciclo pedonale tra Gottorengo e Reno. Sapete che abbiamo recentemente firmato un accordo tra il Comune di Reno e la provincia proprio per ottenere le risorse entrate dalla provincia per il progetto per il progetto studio di fattibilità per la ciclo pedonale. È stata inserita ancora la sede della protezione civile, è stata inserita la sicurezza di alcune strade, partirà a breve il cantiere per il ponte di Acami, e quindi una serie di cose che, come abbiamo sempre detto, di fatto sono la lista dei desideri, quindi nel momento in cui noi li abbiamo inseriti nel triennale delle opere, potranno essere finanziati. Per quanto riguarda i servizi, sono stati recepiti tutti quei finanziamenti provenienti dal PNRR per quanto riguarda l'AF, per quanto riguarda il Pago PA, la PIO per il cittadino, del nuovo sito comunale e quant'altro. Quindi una serie di situazioni che di fatto ci permettono di proiettarci verso il futuro secondo quelle che sono le linee programmatiche dell'amministrazione comunale. Se qualcuno desidera intervenire, prego. Allora, volevamo capire, rigenerazione urbana trame complesse, sono 5 milioni di euro quest'anno, e uno è desiderato, però ci piacerebbe partecipare anche a capire di cosa si tratta, cioè cos'è. Posso? Prego. È un progetto che è stato elaborato, concepito dalla precedente amministrazione, che ha visto i comuni vicino a Rei, tra cui Pavone, Tramboino, Gambara, Fiesse, presentare un progetto sulla scorta di un bando
che è stato aperto, si è già chiuso da circa un anno e mezzo, e che ha visto i vari comuni presentare delle varie progettualità onde creare delle trame complesse, questo è stato il nome che è stato attribuito da uno studente che abbiamo coinvolto, relativamente al fatto che il territorio della Bassa Bresciana ha un gap in ambito culturale, turistico, di valorizzazione dell'ambito da dover colmare nei limiti del possibile con gli strumenti che vi sono, e quindi abbiamo presentato questo bando che è agli atti della precedente amministrazione, è stato pubblicato e ha avuto una discussione nel precedente consiglio, e per la quale potrete ritrovare tutti i documenti nella sede competente. Faccio ovviamente un inciso perché è stato chiesto, così ce lo ricordiamo tutti: Gottolengo ha presentato la proposta dell'hub culturale, quindi con l'antiquarium, e Avona ha presentato un altro progetto, Gambra una strada piuttosto che la piazza e il disco. Quindi sono una serie di progettualità che potete rinvenire e che abbiamo presentato in forma integrata, perché il bando dava delle premialità qualora ci fossero dei progetti sovracomunali. Quindi, avendo presentato il progetto, è stato recepito, come diceva il sindaco, all'interno di quello che è il triennale, affinché nel caso venga approvato o nel caso non venga approvato, ma si vada nei prossimi anni a graduatore di scorrimento al quale siamo stati abituati, il comune l'ha recepito e declinato nella propria progettazione. Tutto anche a conto del fatto, come saprà sicuramente il consigliere Tellini, che il partenariato pubblico-privato nobilita l'inserimento nel triennale delle progettualità, non è esaustivo, nel senso che sia il comma 143,15 che 16 prevedono la possibilità di annoverarlo almeno nel triennale. Averlo annoverato è importantissimo per quello che sono anche dei finanziamenti di natura europea che possono catalizzare le risorse a prescindere dai canali canonici alla quale siamo abituati. Scusa, la cifra complessiva quindi era relativa alle trame complesse, non da solo Gottolengo, era quella il discrimine, vero? Esattamente. Allora, perché Gottolengo è capofila. Sì. Come consigliere di minoranza chiediamo, e vorrei farlo mettere a verbale, di visionare in consiglio i progetti, diciamo quelli visionabili, nel senso che hanno una possibilità di discussione, anche proprio semplicemente per mettere a conoscenza di tutti i consiglieri, di noi in particolare. Ad esempio c'è anche Master Plan Scuole Fenice, di cui vedo nel programma biennale 2023 progettazione 95.000 euro, quindi anche questo. Ma, posso intervenire? Certo. Sempre a titolo costruttivo, dal mio punto di vista, no? Non è che possiamo in questa sede andare a ridiscutere di tutte le puntate precedenti, e cioè il Master Plan Fenice è stato un master plan presentato nel 2013. Per la quale c'è stata una gestazione, un'illustrazione e un'ampia discussione condivisa anche con l'allora minoranza rispetto a un progetto a cui è stata data la massima importanza, anche scusate ora, in sede consigliare. Non è che riniziamo da capo, nel senso che se no dobbiamo discutere anche del progetto di Via Solaro, dobbiamo discutere anche del progetto di Via Borboino, cioè una volta che ha approvato, ex nunc, nel pilastro dell'assunto giuridico italiano, un punto fermo. Cioè, non vorrei discutere di tutto quanto perché il consigliere Tellini non era presente. Ci sono i documenti a verbale, ci sono i progetti depositati, massima disponibilità insieme ad approfondirlo anche in altre sedute, altri contesti. Il sindaco, dal mio punto di vista, in modo assolutamente pregevole e condiviso, ha riproposto anche la continuità dei preconsigli allargati, che sono uno strumento non cristallizzato da regolamenti, ma è una consuetudine che abbiamo adottato negli anni per favorire una dialettica o un dialogo. Quindi sfruttatelo, mi permetto di dire, volentieri siamo a disposizione. Il consiglio ha delle proprie regole, ha dei propri dettami, ha dei propri parametri che definisce i regolamenti.
regolamento, lo statuto e le norme dello Stato. Ribadisco che vorrei, siccome nel 2023 abbiamo 95.000 euro a bilancio per la pubblicazione della Sacra Fenice, una presa visione. Come se una legge dal bilancio sul finanziarsi per soldi. Io lo vedo nel programma biennale degli acquisti e di forniture dei servizi. È coperto da apertura economica finanziaria, domando io. No, me lo dica lei. No. Ecco. Allora, quindi fai uno sconti di prima. Basta partire allora dalle regole dell'ABC e mi permetto in qualità, seppur 36 anni di consigliere anziano, di voler magari dare anche una illustrazione di quelli che sono anche alcuni capisaldi del fare dell'iter amministrativo, se me lo consente. Il sindaco ha appena detto che oggi approviamo un bilancio che recepisce il DUP, che è il documento con l'incoronazione. Questo è il primo bilancio che l'amministrazione neoinsediata va a plasmare nella misura in cui l'anno scorso era scavato e che va a recepire il desiderata, la visione, le progettualità, le strategie del nuovo corso, il quale ha avuto la bontà anche di rideclinare quali sono gli asset di riferimento. Benissimo. I desiderata, come contempla il lessico italiano, significa non ciò che ho e ciò che ho certo, ma ciò che vedo, che vorrei proporre. Per esempio il Master Plan Fenice, che il Master Plan, signore consigliere tra l'altro architetto, e quindi sa che è uno strumento progettuale di natura neanche definita, ma visionaria, per la quale non siamo dedicati, né destinati, né invocati a dare una copertura di alcun tipo. E come saprà leggere dal bilancio, non ha una copertura di risorse né pubbliche né sovracomunali definite. Quindi, se vogliamo discutere anche delle idee che non hanno ancora un progetto, però voglio dire, a me piace anche, è la mia passione, però caratterizziamo il consiglio e le assise pubbliche per quello che è il proprio fine, la propria vocazione, era questo. Quindi recepiamo senz'altro la volontà e o la disponibilità a dialogare, a costruire, a fare sinergie, ovviamente personalmente poi il sindaco valuterà con tutti i collaboratori, non è che possiamo ritornare a discutere cosa che abbiamo fatto peraltro con chi le ha preceduta. Quindi guardiamo avanti e tra quelle puntate per la quale non sono stati chiari alcuni passaggi siamo totalmente a disposizione nelle sedi informali e formali consigliari delle commissioni per le quali hanno una loro attività di gestazione che è dedica a quello che voglio puntualizzare. Grazie. Ribadisco quello che le ho detto prima, che desiderata, ci piacerebbe capire quali sono, ecco, semplicemente. Se nessun altro desidera intervenire, mettiamo in votazione quindi il punto 2, approvazione del programma generale dei lavori, biennale dei servizi e forniture anni 23-25 e annualità 23-24. Voto a favore? Chi si astiene? Ok, passiamo quindi al punto 5, aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali, triennio. Ok, allora per il punto precedente chiedo agli altri di mobilità che vota a favore. Chi si astiene? Prego, passiamo quindi al punto 3, aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali, triennio 23-25. Il bilancio come persona delle entrate e delle uscite, tra le entrate vi è anche cosa si vuole allineare, cosa si vuole valorizzare. All'interno del nostro piano di governo del territorio sono inserite delle aree che vengono definite come aree di decollo per la compravendita di volumi e quindi in questo aggiornamento noi non andiamo a modificare quelle che sono le aree già previste, semplicemente andiamo a modificare i tagli dei volumi edificabili per rendere più appetibili come da richieste di fatto del mercato. Quindi è tutto molto semplice, apro la discussione se qualcuno volesse intervenire, altrimenti metto in votazione il punto 3, quindi aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali, che è il 23-25, chi vota a favore? Sì, tanto, ciò. Si astiene?
di chiedere immediata disponibilità, che vota a favore. Si sostiene. Passiamo al punto 4, definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale dell'anno 2023. Allora, sapete che il Ministro dell'Interno, ancora il 31 dicembre del 1983, ha predisposto un decreto nel quale vengono previsti dei servizi a domanda individuale. Il Comune ha attivato alcuni di questi servizi, che sono il teatro per gli spettacoli, la messa scolastica, i pasti per gli anziani e la presa pubblica. Di questi servizi abbiamo un totale di costi di 152.000 euro e delle entrate pari a 96.850 euro. Il che significa dal punto di fatto che il Comune sta mettendo dei soldi di fatto per valorizzare, per sostenere alcune di queste attività, tra cui tutto il tema della cultura legato al teatro e agli spettacoli, i cui costi sono relativi sia agli spettacoli che al riscaldamento, che alla manutenzione e quant'altro. Altri servizi invece, per esempio la presa pubblica, sono servizi con verità remunerativi, perché a fronte di costi pari a 1.600 euro abbiamo delle entrate pari a 4.700 euro. Quindi anche questo è un allegato al bilancio molto semplice, che però la normativa prevede di votare separatamente. Se qualcuno volesse intervenire su questo punto, altrimenti un momento di votazione. Quindi facciamo un momento di votazione. Punto 4, definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale al 2023. Chi vota a favore? Chi si astiene? Vi chiedo l'immediato di pubblicità, che vota a favore? Chi si astiene? Tanto sono consenti su questo tema. Ieri mi ha detto che si è stato un grandissimo successo in teatro per la performance di Christopher Castellini dedicata ai migliori di 18 anni. Teatro particolarmente granito e tutto quanto. Questo rientra all'interno anche di quelle dinamiche di Marcam per la quale il Comune, anche se non finanziando dedicatamente dei singoli capitoli di spesa, va concedendo gratuitamente e la fruizione di determinati spazi senza onere per il cittadino, e pertanto sono comunque servizi a domanda individuale in ambito culturale. Quello ne è un esempio. Grazie. Passiamo quindi al punto 5, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il 2023-2025. Come ricorderete, nella sede del primo consiglio comunale abbiamo approvato quelle che sono le strategie e gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Il documento unico di programmazione prevede una sezione strategica, una sezione operativa. La sezione strategica, che ha un orizzonte temporale pari alla durata del mandato, mentre una sezione operativa, che invece, motivo per cui andiamo a aggiornarlo oggi, ha un orizzonte temporale strettamente correlato al bilancio di previsione. All'interno del DUP di fatto viene recepito innanzitutto la differenza del contesto internazionale e nazionale in cui l'ente deve operare. Quindi, mentre era prevista una crescita dell'Eurozona dello 0,3, adesso si è arrivata una previsione di crescita dello 0,9, così come l'inflazione pare aver raggiunto il suo picco e spieghiamo che possa nel tempo scendere. Viene recepito il triennale delle opere che abbiamo discusso precedentemente, viene recepito il nuovo piano di fabbisogno del personale, per il quale vi informo che il 16 marzo è scaduta il tempo utile per presentare domande per il servizio amministrativo con il concorso di uno della segreteria, per la quale sono pervenute 10 domande, e quindi siamo molto contenti all'ultimo minuto. Speriamo che vinca il migliore, così come è prevista la sostituzione del nostro operatore esterno Ernesto, che andrà in pensione, e anche il D1 per l'ufficio tecnico a tempo determinato, finanziato invece con il PNR. Quindi insomma il GUP ha una serie di strategie e idee che vengono messe in campo anche qui. Se qualcuno volesse intervenire relativamente al documento di cui programmazione, mi ha la facoltà. Ma vogliamo rendere navigabile la Gambara? Aspettiamo una stazione ferroviaria, no, perché nel copia e incolla, che capisco ci mancherebbe altro, capitano dentro queste affermazioni che riguardano solo la regione, poi i tutti sovracomunali, e uno dice, ma
che da vedere tra l'ambra, adesso la vediamo navigabile con il stile francese. Beh, all'interno del progetto tram è complesso, perché no? Potrebbe anche essere che... È complesso, sì. Lo rendiamo ancora più complesso. Prima. A livello turistico può anche darsi che... Potrebbe essere... Così, metà con dei ciringhiti strategici dove la gente si ferma. Grazie, ecco, poi rimandiamo al fatto che comunque il documento unico programmazione, a proposito di inizio amministrazione, dovrebbe, nella coerenza della strategia amministrativa, basarsi sul programma elettorale. Quindi è importante. No, lo dico, quindi, infatti è proprio solo una zona. Quindi confermo che non c'è la circunnavigazione. Nel nuovo terrario, come se non ha detto. Quindi in votazione del punto 5, chi vota a favore? Chi si astiene? Anche per questo vi chiedo l'immediata disponibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Al punto 6, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 23-25. E lascerei la parola all'assessore Ghidelli per la discussione. Oggi andiamo ad approvare il bilancio di previsione finanziaria del triennio 2025, come già ha detto in precedenza l'assessore Massa, che ha comunque delineato un po' le linee. È un documento tecnico programmatico dove, a fronte di una previsione di entrate, viene stabilita la previsione di uscita. Quest'anno, a fronte degli aumenti che abbiamo comunque riscontrato dall'anno scorso e previsti sul 2023 energetici, non mi sono le previsioni certe, nonostante il trend sembra essere un po' ribassista, quest'anno fortunatamente anche grazie al PNRR che va a finanziare parte degli investimenti, direi che quasi il 90% del bilancio verrà destinato alla spesa corrente. Abbiamo sonato aumentare pertanto le uscite sul capitolo energetico, come da trend ormai negli ultimi anni vi sarà del socio sanitario assistenziale, e basta questo di base. So che avete avuto occasione di passare alla ragione del Semenzi, quindi non so di tempo ulteriormente. Aggiungo semplicemente che, essendo un bilancio di previsione e essendo in un contesto un po' particolare, quindi sì, giustamente le risorse relative al PNRR, ma anche le continue fluttuazioni dei costi di approvvigionamento delle materie prime, faranno sì che questo bilancio di previsione sia soggetto a alcune variazioni, esatto, durante l'anno, così come il trend di crescita delle spese per servizi socio-assistenziali, che negli ultimi anni è andato sempre più crescendo, non è relativo solamente al Comune di Cortolengo, ma a tutto l'ambito 9, ma in realtà anche poi a tutto il territorio nazionale. Quindi questo impone una continua e attenta razionalizzazione della spesa, che di fatto sapete essere collegata alle entrate, quindi nel momento in cui non c'è corrispondenza, spesa matta non li facciamo. Se posso un inciso su questo, per dar conto del lavoro che sta svolgendo l'assessore con tutti chi di dovere, quest'anno, nel caso leggerete di alcuni utilizzi anche oltre i livelli dei pregressi rispetto alla cassa, è dovuto al fatto che abbiamo quest'anno una mole di investimenti senza uguali, dovuto al fatto che veicoleremo i fondi del PNRR che hanno e stanno consentendo la realizzazione di tante opere, cantierate, c'è via Balduino, via Solaro, ora si uniranno anche le altre, cioè i ponti, via discorrendo. Questo comporta non una già conclamata ricezione dei fondi per la quale noi li abbiamo in cassa e li spendiamo, ma ci sono stati avanzamenti di lavoro, tra l'altro molto complessi, con delle discrasie anche temporali, che comporta quest'anno un cash flow rispetto alla gestione finanziaria abbastanza tirata e dilatata. Quindi non è particolarmente agevole né facile, quindi c'è un lavoro degli uffici competenti di coordinamento dell'assessore e del sindaco che è abbastanza, diciamo così, importante e quotidiano su questo aspetto. Grazie. Se qualcun altro volesse intervenire in merito al punto 6, altrimenti lo metto in votazione.
questo punto di votazione, punto 6, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 23-25, chi vota a favore? Chi si astiene? Chiedo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi si astiene? Passiamo quindi al punto 7, l'ultimo punto del Consiglio Comunale di oggi, che è l'indirizzo in merito alla costituzione della comunità energetica rinnovabile del CER di Bottolengo. Lascerei la parola al assessore Monica per la discussione, vista anche la sensibilità che abbiamo dato quando è partito proprio l'idea di costituzione della comunità energetica. Grazie Sindaco, ovviamente su questa tematica e non solo su questa, c'è un importante lavoro di squadra, penso in particolar modo a consigliere Pira, all'assessore Chidelli e anche Ferretti, rispetto alla quale riguarda tutti l'ambito riguardanti favorire lo sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ma soprattutto e specifico rispetto all'oggetto di quest'oggi è il tema anche del coinvolgimento, dell'associazionismo e della rete che vince. Da qui anche colgo anche su tal tematica, per quanto mi compete, l'opportunità e l'auspicio che tutti, compresi i colleghi di questo Consiglio, si sentano coinvolti nello sviluppo non semplice e non automatico delle CER. Le CER, che sono, per chi ci ascolta, l'acronimo di Comunità Energetica Rinnovabili. In due parole, il decreto legislativo 199 del 2021, nonché le linee guida attuative dell'ARERA, che abbiamo imparato questo nome a conoscere perché è l'autorità che regola il mercato dell'energia, ma spesso quando parliamo di tassa rifiuti si occupa anche l'ARERA finale di questo, e ha creato l'opportunità di istituire queste comunità energetiche, che non sono nient'altro che soggetti giuridici composti da enti pubblici, privati, privati cittadini, piccole e medie aziende, che insieme si uniscono, creano degli impianti di rinnovabili, lo veicolano e lo rendono fruibile tra di essi senza creare lucro o guadagno, ma beneficiandone nell'autoconsumo. Questa iniziativa, che di per sé è particolarmente nobile, perché basta questo assunto per capirne l'interesse precipuo rispetto all'anno in corso, ma anche a quello che è anche uno scenario riguardante la transizione energetica, è particolarmente comunque complesso, perché ci sono una serie di dettami, di limiti specifici Italia Docet, ma anche una complessità nel mettere al tavolo tutta una serie di attori, siano essi pubblici o privati, che quest'oggi cosa deliberiamo? Deliberiamo le linee guida che questo Consiglio dà alla Giunta e pertanto all'amministrazione rispetto al perseguire l'obiettivo. C'erano diverse fattispecie di indirizzo a cui potevamo demandare, abbiamo scelto quello più ampio e generico, che traduco in un sunto che è il caposaldo, e cioè, poiché si poggia la regia e lo sviluppo delle CER, comunità energetiche, sulle cabine primarie, e queste hanno una vocazione e hanno una competenza geografica che a volte e spesso travalica il singolo comune, abbiamo pensato di dare un indirizzo appunto generico che non limiti al singolo quartiere o al singolo comune la possibilità di creare una CER, perché in realtà come le nostre, in cui c'è un'ampia campagna, comuni anche particolarmente prossimi e non di grandi dimensioni, e tanto meno medie, il fatto di poter pensare a una CER anche infracomunale, o comunque la possibilità che l'azienda che è sul confine ma in un altro comune, ma vorrebbe per comodità logistiche allacciarsi alla CER del nostro favorita, del nostro comune, non lo limitiamo. E quindi, al di là dei riferimenti normativi che ho dato e sulla scorta anche di una delibera DOC che la Regione Lombardia ha deliberato sull'istituzione delle CER, andiamo a iniziare anche a Bottolengo il tentativo
ripeto, non dipende il buon esito solo dall'amministrazione, ma dall'associazionismo, dai privati, dalle fondazioni, dalle scuole, dagli istituti scolastici, dalla parrocchia, dall'oratorio, dal singolo cittadino che vuole beneficiarne. Come dicevo, sono soggetti giuridici, quindi andrà poi scelto, anche qua è l'ultimo e poi mi taccio, input che diamo, non ci limitiamo a favorire il soggetto giuridico che si costituisca esclusivamente nella fattispecie, uso l'esempio della cooperativa sociale o dell'associazione o del, ma lasciamo libero nella forbice che dà la normativa di individuare il veicolo societario, chiamiamolo così, più adeguato e più opportuno. Quindi uno slancio di input per nella quale anche l'associazionismo potrà prenderne parte e quindi avviamo questa iniziativa. Concludo dicendo che a differenza di quanto citavo prima nel master plan Felice, quanto invece è certo e già finanziato nel bilancio, l'esempio è l'impianto di fotovoltaico. Quindi che poi si decida di beneficiarne esclusivamente l'ente locale perché ne ha bisogno, oppure creare il perno, la piattaforma per la quale grazie a questo già insediamento ci sia un tentativo collaterale di provare a tentare di creare la rete sulla scorta già di un impianto che si realizzerà certamente, puntini in sospensione sono elemento di dibattito, di discussione e di scorrere. Spero di essere stato esaustivo. Assolutamente. Io vorrei aggiungere che ci trovate in pienissimo accordo su questo tema e che vorremmo suggerire solo degli incontri pubblici per mettere a corrente la popolazione e le associazioni e quant'altro, comunque esplicativi su questo importantissimo tema che magari non tutti, ecco, poi con l'acronimo CER, sai, fanno un po' così. Comunque degli incontri pubblici su questi piccoli passi anche per la costituzione delle comunità. Grazie. Se posso su questo, docenti, è proprio calzante e mi trova totalmente aderente, nel senso che su un'iniziativa nuova, su un progetto che pochi conoscono e sulla necessità che più persone lo conoscono per poter valutare la propria disponibilità, è imprescindibile che ci aiutiate e insieme svilupperemo e sviluppassimo tutta una serie di attività conoscitive e informative per questa situazione. Quindi io sono assolutamente un fautore di quella che è anche la dinamica partecipativa dell'input con il cittadino, quindi è assolutamente imprescindibile. Scusate, anche perché posso intervenire? Anche perché il successo della comunità energetica sarà far partecipare quanti più attori possibili fra chi produce e chi consuma. E questo è il successo della comunità energetica. La cabina di media tensione farà da perno, istituirà un circolo in base al quale chi produce e chi consuma farà parte di questa comunità e ne beneficerà. Quindi è gioco forza che dovremmo informare la popolazione e incitarli a partecipare. Questo è lo scopo. La divulgazione fitta, nel senso che non basterà un incontro solo. Ah beh, indubbiamente. Che si trova assolutamente. Metto quindi in votazione il punto 7, indirizzo in merito alla costituzione della comunità energetica rinnovabile Servigo Tolengo, che vota a favore. Mi chiedo anche per questo l'immediata eseguibilità, che vota a favore. Perfetto. Prima di chiudere, prego. Su questo argomento ci trovate davvero fino a un certo l'espressione disponibili, se di volte ci trovate disponibili, se siamo coinvolti ci siamo, assolutissimo. Grazie. Le vado al futuro. Prima di chiudere il Consiglio Comunale do una comunicazione al Consiglio che mi rende particolarmente felice, vista la sua richiesta tanto fervida. Mi affiancherà e ringrazio anche l'assessore Frevetti che è un po' dispiaciuto, però ha concesso questa cosa senza,
senza riserve, mi affiancherà nella delega del territorio, quindi buon lavoro Giuseppe, grazie.